avrebbero dovuto essere solo poche decine di piante. Era il 1997. Prima di allora le uniche tracce nel Monferrato erano le memorie di alcuni ulivi antichi che sorgevano a Madonna dei Monti e a Cascine Capri, oltre ad alcune corrispondenze toponomastiche come la strada Oliva fra Grazzano e Ottiglio o il Monte Oliveto a Ponzano. Oggi sui terreni sopra la Cascina Coletto, dove sorge l'azienda di Piero Veglio e di suo figlio Valentino, nel territorio di Moncalvo, gli ulivi sono oltre 1200 e le piante messe a dimora prima del 1998 sono state riconosciute dalla Comunità Europea come prova che anche in Piemonte l'ovicoltura è presente. Dalle pendici della solata collina di Patro, gli ulivi, sorvolati talvolta da voli di poiane, guardano rigogliosi il dirimpettaio abitato di Moncalvo, protetti dalla collina a nord e ben esposti al sole verso sud e ovest. Siamo nel Monferrato a cavallo tra le province di Asti e di Alessandria, Moncalvo. Valentino Veglio è stato uno dei pionieri della coltivazione dell'olivo in Piemonte. Una scommessa vincente. Sì, sicuramente è stata una cosa intanto interessante vedere comunque questa coltivazione di ulivi, come si è sviluppata, come i risultati che comunque ha dato in questi anni. Ecco, com'è possibile che l'ulivo riesca a attecchire e a svilupparsi, a produrre in una zona che storicamente non era vocata a questo tipo di coltura? Sì, va detto che in passato, fino intorno al 1700, le coltivazioni degli ulivi in Piemonte esistevano già. Oggi forse a causa anche del cambiamento climatico, quindi questo per certi versi ci agevola anche, addirittura ad esempio per la mosca, le nostre temperature sono meno favorevoli, quindi forse abbiamo anche qualche vantaggio e speriamo sempre che prosegua per questo cammino, il tempo non peggiori. Nell'azienda non ci sono solo uliveti, c'è anche il piccolo laboratorio dove arriva l'olio prodotto con olive locali e passato al frantoio di Albenga. Negli spazi della cascina la trasformazione porta alla nascita dell'extravergine piemontese. A novembre il nuovo olio è pronto, con la solita acidità, molto bassa, che lo contraddistingue. Quali gli abbinamenti gastronomici? Certamente la carne cruda battuta al coltello, piatto della tradizione culinaria moncalvese invernale. L'olio ha poi ottenuto anche l'ambito riconoscimento del marchio di qualità ospitalità italiana del Gambero Rosso. La vostra avventura, che poi è diventata oggi una realtà, nasce anche con un supporto scientifico, con una lunga attività di indagine e di ricerca. Non è stato semplice? No, inizialmente sì, è nato in prima battuta, è nata così proprio per un piacere personale, dopodiché si è sviluppato un certo interesse, abbiamo collaborato con l'Università di Agraria di Torino e con altre situazioni. E insomma c'è stato un interesse anche a livello delle istituzioni, per cui insomma questo ci ha dato anche il là per proseguire il nostro cammino. Insomma, oggi siamo in una giornata molto importante, siamo stati fortunati perché è il giorno della raccolta, siamo nel periodo della raccolta. Vogliamo raccontare una giornata tipo in questo periodo nella sua azienda agricola? Sì, noi iniziamo al mattino con la stesura delle reti e dopodiché si con gli agevolatori cerchiamo di insomma produrre, raccogliere il più possibile di prodotto di olive, e dopodiché le trasportiamo immediatamente al frantoio, che in questo caso ci appoggiamo a un frantoio fuori regione, e per riportare a casa l'olio in serata, e questo praticamente si ripete tutti i giorni.